Generalmente la stagione dei giardini e dei terrazzi è la primavera e questo è un peccato perché in realtà ci sono tantissime fioriture che vanno avanti poi praticamente fino a Natale. Chi verrà a trovarci vedrà un sacco di infatti di aster, anemoni, camellia sasanqua e fiori che sono bellissimi in questa stagione. Quindi sì, è giusto comunque vivere il giardino durante tutto l'arco dell'anno. Così, dopo il successo dell'edizione primaverile, sabato 12 e domenica 13 ottobre, You Gardener Flower Show sboccia anche in autunno, inebriando l'atmosfera dello storico parco varesino della settecentesca Villa Creven con profumi e colori sorprendenti. Del resto, il riscontro della prima mostra mercato di piante e fiori è stato tale che gli espositori, tutti vivaisti specializzati, sono già raddoppiati. Siamo riusciti a coinvolgere dei nuovi vivai, ne verrà addirittura uno dalla Slovenia, uno di piante acquatiche, poi ci sarà attenzione verso tutti i vivaisti che producono piante sia da orto che bacche, cose che fanno bene alla salute, poi ci saranno degli stand di artigianati declinati per il giardinaggio e anche questa è una cosa che ci piace molto. Poi avremo dei nuovi workshop, tra cui un workshop di yoga all'aperto, che è una cosa che ci piace tantissimo, questa cosa di immergersi nella ambiente, dedicarsi solo alla respirazione, allo star bene. Un evento formato famiglia? Sì, è assolutamente dedicato ai bambini, abbiamo come l'anno scorso le pecore e i cavalli per fare giri gratis e poi tanti workshop dedicati ai più piccoli come un corso di terrarium, di pittura e altri che secondo noi i nostri bambini che verranno a trovarci apprezzeranno molto. Varese è sempre più città della natura, del paesaggio, dell'ambiente, un'occasione importante per valorizzare anche l'economia attorno all'ambiente, alla natura con AgriVarese e con questa bella iniziativa con una serie di florovivaisti all'interno di questa villa storica che è una meta stragettonata durante il Festival di Nature Urbane. Quindi un'occasione importante per vivere pienamente una città, Varese, che fa della natura, il paesaggio e dell'ambiente uno degli elementi qualificanti a livello provinciale, ma ormai sempre più a livello internazionale.